È stato finalmente pubblicato il bando per l'assegnazione degli spazi dell'ex asilo di Via Alfieri, che diventerà quindi una delle case delle associazioni. La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 febbraio. Sono invitate a partecipare tutte le associazioni perché è un bando aperto naturalmente a tutte le associazioni della città che sono in cerca di una sede, tra l'altro una sede prestigiosa perché l'edificio è stato ristrutturato alcuni anni fa dall'amministrazione di Rovigo e effettivamente i risultati della ristrutturazione sono molto interessanti. Gli spazi sono ampi, luminosi, nuovi e sicuramente è una bella sede per le nostre associazioni. Il bando prevede comunque un utilizzo degli spazi nuovo e sicuramente che va nell'ottica dell'ottimizzazione degli ambienti stessi, cioè prevede la condivisione degli spazi che sono piuttosto ampi, si tratta di sale ampie dove potranno essere ospitate più associazioni contemporaneamente, anche secondo un calendario di presenze, dove dovranno essere condivise le sale, ma naturalmente non le scrivanie, perché poi ognuno potrà avere la propria scrivania e si troveranno anche spazi per l'archiviazione dei materiali. Poi si chiede che ci sia un'associazione che abbia la volontà di diventare gestore dello spazio in modo tale da coordinare la presenza delle altre associazioni nelle varie sale. C'è anche la presenza di un salone che può essere utilizzato per convegni e conferenze. E proprio per tutta questa serie di motivi abbiamo pensato di aprire questo ambiente alla città, chiedendo alle associazioni che sono interessate di presentare anche dei progetti che faranno ulteriore punteggio ai fini della partecipazione del bando per la presentazione di progetti rivolti alla città, in modo da utilizzare questi spazi anche per attività laboratoriali, per la creazione di una ludoteca, per centro anziani o punto di incontro per i giovani o per le famiglie. Ecco, sarà possibile farlo all'interno e effettivamente il quartiere Comenda Ovest richiede anche che ci siano degli spazi di ritrovo che naturalmente possono essere gestiti solo dalle nostre associazioni, vista la loro grande capacità di agire nel sociale. Mi auguro che ci sia una buona partecipazione perché è sicuramente una grande occasione anche di condividere obiettivi e progetti tra le associazioni che saranno al suo interno.